sui miei prodotti preferiti per l'estate, ovvero su tutti quei prodotti che ho utilizzato, che ho avuto modo di utilizzare, di scoprire oppure di riscoprire perché li avevo già amati in passato. Ho deciso di dividerlo per categorie in modo da non fare un video lunghissimo, ma di riuscire a parlarvi bene di ogni singolo prodotto nello specifico. Questa prima parte sarà sui prodotti per i capelli. Allora, io d'estate faccio dei periodi di vacanze al mare, o comunque dei giorni al mare, di conseguenza il mio capello si secca molto. Il mio è un capello che a contatto con il sole cambia colore, anche se è tinto, e quindi ha bisogno di molte cure. Da un po' di mesi a questa parte ho scoperto dei prodotti che mi piacciono tantissimo, che finalmente vanno d'accordo con la cute, con le lunghezze e con la fibra stessa del capello. Nello specifico mi riferisco ai prodotti Cloran. I prodotti Cloran sono questi qui, si trovano tranquillamente in farmacia e sono vari degli shampoo, è una linea proprio di prodotti per i capelli, ci sono shampoo, balsamo, maschere, sieri, eccetera eccetera. Io ho provato molte linee di Cloran, vari tipi. Quelli che mi sono piaciuti di più sono quello al latte d'avena, che è quello per tutti i tipi di capello, per capelli delicati, extra delicato, protettivo, che può essere usato anche dai bambini. Infatti io lo sto usando al mare, proprio perché lavando i capelli un giorno sì e uno no, oppure tutti i giorni, ho bisogno di qualcosa che sia molto delicato. E questo shampoo mi è piaciuto molto. L'altro mio preferito è quello a latte di mandorla, invece, che utilizzo quando sono in città, quando insomma ho delle esigenze normali che non sono quelle vacanziere. Da abbinare a questi shampoo, sempre Cloran, ho scoperto le loro maschere. Finalmente una maschera come dico io, nel senso che non mi appesantisce il capello, me lo nutre bene, non è di una consistenza molto ricca, però allo stesso tempo fa il suo dovere. Mentre gli shampoo vengono sui 5-6 euro, secondo insomma poi anche delle promozioni che trovate, la maschera è un po' più cara perché viene sui 18 euro, 20 euro, insomma sempre a seconda della farmacia in cui lo trovate, delle promozioni che ha in atto eccetera, però vale la pena. Io ho quella al dattero del deserto e avevo provato anche lo shampoo al dattero del deserto, solo che lo shampoo era troppo nutriente per i miei capelli, li appesantiva un po' troppo, mentre la maschera, che ha una consistenza, tanto sta finendo, ha una consistenza quasi oleosa, una volta che voi la prendete la massaggiate un attimo e poi andate ad applicarla su tutta la lunghezza, diventa quasi tipo un olio ed è molto nutriente. Già dopo 2 minuti il capello è diverso, è rinato, quindi mi stanno piacendo tantissimo. Quando ho tamponato i capelli, quindi quando ho tolto il turbante, vado a fare un mix di due cose. Sono fatalità entrambi i due prodotti Avon che io sto provando già da un bel po' di mesi, e sono lo spray, sono due. Questo qui fa parte della linea Avon Naturals, che è la linea, credo, quella bio, eco-bio, insomma, quella con meno schifezze all'interno. Ed è il Detangling Spray, quindi lo spray districante, credo che sia l'albicocca. Ed è praticamente uno spray così, sembra quasi lattiginoso, che io cosa faccio? Allora, metto un paio di spruzzate nel palmo della mano, dopodiché vado ad aggiungere a quelle due spruzzate lì due pushate di Moroccan Argan Oil, che è l'olio, non so se ve l'avevo già fatto vedere questo, sempre di Avon, un olio nutriente per capelli. Quindi faccio questa pappetta, massaggio, metto su tutti i capelli, vado a pettinare, il capello è districato, completamente districato, è perfetto, morbido, nutrito e non assolutamente appesantito. Quindi questi due mi stanno strapiacendo. Quando sono in città passo alla mia piega normale, di conseguenza poi ci metto tutte le altre cose che ci voglio mettere a seconda della giornata, invece al mare mi stufo, fa caldo e di conseguenza lascio il 90% delle sere i capelli naturali, mossi,
mi sta aiutando tantissimo quest'anno questo spray Sea Salt Spray di Tony & Guy, che vi avevo già fatto vedere, non so, ve l'avevo fatto vedere anche su Instagram, vi lascio Instagram giù. Ed è praticamente uno spray al sale, quindi uno spray texturizzante. Io su questo prodotto ho sentito molti pro, molti contro, gente che ne parla bene, gente che ne parla male. Io sto nel mezzo, nel senso che riconosco che la texture è un po' pesantina, è quasi appiccicosiccia. Infatti se vaporizzato direttamente sui capelli non va bene. Io preferisco anche questo, vaporizzarlo nel palmo della mano, dopodiché andare a lavorare i capelli in questo modo con le mani, perché altrimenti l'effetto diventa quasi troppo appiccicaticcio e non mi piace. La cosa positiva che mi piace è il prezzo, perché rispetto al Bumble and Bumble Surf Spray, quello famosissimo che stanno amando tutti adesso, che è arrivato anche in Italia, io sto usando al mare lo shampoo e il balsamo loro. Costa molto di meno questo di Tony & Guy, si trova ad acqua e sapone e fanno i formati piccolini da viaggio. Infatti questo è quello che avevo preso ancora mesi fa, che ha praticamente, quant'è? 75 ml, e credo che ci farò tutto l'estate e tutto settembre, perché mi dura un sacco. Vendono anche il bottiglione, quello più grande, però quest'inverno non lo comprerò sicuramente, perché d'inverno non lascio i capelli asciugare all'aria. Ah, ecco, questo qui mi piace perché appunto lascia i capelli asciugare all'aria, dandogli una forma. Se dovessi poi passare il phon, avevo già fatto questa prova, l'effetto non mi piace. E quindi è nulla, ragazze, questa era la prima parte dei prodotti preferiti per i capelli. Vi lascio ai video, ci vediamo nei prossimi video con i prodotti preferiti per il corpo e per il viso. Ciao!